Chiederei di raggiungermi al dottor Salvatore Giuliano, prego, che è la nostra proposta per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Io ho conosciuto il preside dell'Istituto Majorana di Brindisi in varie occasioni in questi anni ed è la prima volta che si propone un dirigente scolastico a capo del MIUR, per una semplice ragione. Salvatore Giuliano è una di quelle persone che ha innovato il metodo di insegnamento nella sua scuola a partire dai libri. I suoi studenti non comprano libri, ma creano i libri di testo facendo lezione con il cosiddetto progetto Book in Progress, che coinvolge 150 istituzioni scolastiche. Per questo è stato chiamato anche a formare gli altri dirigenti scolastici. Ho avuto l'onore di fare lezione in una delle sue aule, all'Istituto Majorana, dove tra l'altro famiglie del nord Italia iscrivono i loro figli a Brindisi e devo dire che ha rivoluzionato il concetto di aula e di classe. Si fanno agorà in classe, gli studenti hanno la possibilità durante la loro lezione di esporre degli argomenti ai loro compagni di classe, di poter spiegare quali sono le ragioni della loro teoria e discuterne. La classe è rivoluzionata, non ci sono più i banchi. Hanno un modello di lavoro in team in cui i più bravi fanno da tutor a coloro che non hanno capito bene l'argomento in modo tale che nessuno debba rimanere indietro. E poi c'è innovazione tecnologica in tutti i modi che permette anche di verificare continuamente le conoscenze degli alunni da parte dei docenti. L'ho conosciuto e ho avuto modo di capire quanto importante sia rimettere l'alunno al centro della scuola. Poi io ho detto pure, Salvatore, comunque noi siamo contro la buona scuola, perché è una di quelle leggi che sta rendendo la vita un inferno a migliaia di insegnanti italiani. E lui mi ha detto, guarda che io ho partecipato al cantiere della buona scuola, solo che quello che hanno creato non aveva niente a che fare col cantiere che abbiamo messo in piedi quando abbiamo cominciato a lavorare. Poi io ho detto pure, ma so che eri iscritto all'Associazione Nazionale Presidi. Sì, mi sono dimesso quando quell'associazione ha criticato con un brutto termine che non mi va neanche di ripetere i docenti che protestavano contro la buona scuola. Allora ho detto, tu sei la persona giusta, perché dimostri che non solo gli insegnanti, ma anche i dirigenti scolastici sono contro una legge che si chiama buona scuola e che noi vogliamo superare una volta al governo del paese. E questo è molto importante per quello che ci aspetta come gestione di un ministero così ambizioso nella sua complessità. Ma Salvatore, come ho detto prima, il preside Salvatore Giuliano è una persona che ha innovato i metodi di insegnamento e allo stesso tempo ha a cuore anche l'università e la ricerca, dove ha passato anche una parte della sua vita che conosce bene, e anche lì dobbiamo cominciare a preferire alle spese scriteriate gli investimenti nella ricerca e nell'università. Sono tre concetti che abbiamo molto a cuore e rappresentano un collegamento fondamentale con quello che diceva prima il professor Tridico per quanto riguarda le professioni, il lavoro e la dignità di chi lavora. La parola al dottor Salvatore Giuliano. Grazie, grazie, grazie. Allora, io vi racconterò un'idea di scuola, ma prima, caro Luigi, mi consentirai di chiamarti per nome? Occorre che io precisi qualcosa, perché poi non sono avvezzo a questi modi così violenti di comunicare e di aggredire. Io sono stato presentato 4 ore fa, circa, poco più, e ho scoperto in queste 4 ore di essere stato quello che ha scritto la buona scuola. Non ho scritto un rigo e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario. Non con comunicati, ma con i fatti o, ancora meglio, con gli atti. Non ho scritto una sola parola. Ho partecipato, come dicevi tu, ai cantieri, il cantiere 2 era competenze Made in Italy, occupandomi dei laboratori tecnologici. Avremmo fatto 4-5 incontri nel periodo che è andato da maggio a giugno dell'anno prima. La buona scuola che è uscita non era quella alla quale io minimamente, ma per i laboratori avevo dato delle indicazioni, non che avevo scritto. E allora scopro anche di avere amicizie importanti,
Non, leggevo adesso un'agenzia dove sono un amico di Matteo Renzi. Io l'onorevole Matteo Renzi l'ho visto due volte in pubbliche occasioni come queste, c'era tanta gente, ci avremmo parlato complessivamente 3 minuti. Io ho una concezione diversa di amicizia, ma va bene, andiamo avanti. Mi sono solo occupato di esperto, quindi non sono stato consigliere, perché io sto leggendo le agenzie, consigliere di natura politica, consulente, non lo sono stato. Sono stato esperto per dare dei suggerimenti sulla formazione del personale dei dirigenti scolastici, che ritengo essere una chiave importante per cambiare la scuola. E allora, quando questa mattina in trasmissione ho utilizzato un termine forse troppo morbido, dicendo superiamo la buona scuola, e allora, se mi è consentito precisare, riscriviamola e che sia buona per davvero, salvaguardando i diritti acquisiti del personale docente che è entrato dopo anni e anni di precariato. E vi dirò di più, i soldi li hanno già trovati, ci sono, sono scritti nel programma. Il nostro obiettivo è di dare certezza alle speranze di tanti docenti che inseriti in graduatorie che forse mai avevano previsto di esaurire. Allora adesso ci impegniamo e cercheremo di dare, in un piano evidentemente pluriennale, dare i giusti diritti alle tante, come dico sempre io, donne e uomini di scuola. E questa era la premessa. Adesso facciamo il discorso. Grazie a tutti. Allora, Salvatore Giuliano, so cosa state pensando, ma sono un bravo ragazzo. Allora, e me lo dicono in tanti. Allora, che cosa ho fatto nella mia carriera lavorativa? Ho fatto sempre scuola. Sono uscito dalla scuola secondaria di secondo grado, dopo poco più di un anno, 2 anni, sono entrato come docente precario, diplomato. Quindi dall'89 sono nella scuola, dal 2007 come docente con diverse specializzazioni, e dal 2007 come dirigente scolastico, e ancora oggi faccio il dirigente scolastico. Allora, mi sono sempre occupato di cambiare il modo di fare scuola, ma sapete per quale motivo? Per un semplice motivo, è una frase che a me piace sempre ripetere, che se un nostro antenato tornasse nella sua città non la troverebbe identica, la troverebbe cambiata. Se tornasse nella sua classe la troverebbe identica, non è cambiata la classe, un banco di qua e 25 banchi di là. E allora io ritengo, ed è quello che ho fatto, ed è quello che intendo portare come mio patrimonio esperienziale, ma ce ne sono tantissimi colleghi, tanti docenti, la scuola è decisamente migliore di quanto vogliono farcela sembrare, ve lo posso garantire, mi emoziono quando parlo di scuola. E allora, qualora nelle prerogative del capo dello Stato dovessi essere nominato, incaricato, prima, nominato dopo, bene, sarà mia premura mettere al centro del sistema educativo nazionale gli alunni. Io ho un grande impegno nel trasformare la scuola dal luogo dell'insegnamento al luogo dell'apprendimento. Non è solo una questione di parole, ma è una questione di concetti importanti. Le scuole esistono per promuovere gli apprendimenti. E come dice un mio carissimo amico, molto spesso a scuola si insegna e a casa si impara. No, a scuola si apprende. Lavoreremo in tal senso. Questo è il nostro obiettivo e credo che ce la faremo, aiutato da tanti, tantissimi amici. E allora, altro aspetto. È evidente che per migliorare la scuola, per migliorare gli apprendimenti, devi intervenire sugli ambienti di apprendimento, su un'edilizia scolastica che sia sicura, che sia accogliente, che sia funzionale. Il tempo e lo spazio insegnano, sono funzionali, non è solo una questione di arredo. È evidente che devi avere, oltre agli ambienti, una stabilità del corpo docente,
evitando trasvolate oceaniche di volta in volta, che sia buona per davvero, faccio riferimento, una progressiva stabilizzazione dei precari, lo abbiamo detto, e un aumento del tempo pieno e la promozione delle attività extracurriculari fin da subito, perché è il più valido strumento, a mio modestissimo avviso, per prevenire la dispersione scolastica, che ha dei costi che non possiamo sostenere. E allora, qual è la sfida? Vorrei dire due battute sulla cosa e come. Allora, molto spesso si assiste a dibattiti su cosa si debba fare a scuola. Quando c'è qualunque problema, qualunque fatto, si dice inseriamo un'ora di questo, inseriamo un'ora di questo, facciamo quest'altro. Attenzione, molte volte ciò è anche fondato, ma non è questa la risposta. Io ritengo che la risposta migliore sia non il cosa fare a scuola, ma come lo facciamo a scuola. Nessuno mette in discussione i fondamentali, i saperi fondamentali, saper leggere, saper interpretare un testo, saper fare di conto, sapere una lingua straniera. Ma è come lo facciamo, che ci piaccia o no, i nostri ragazzi sono diversi e cambiano le generazioni ogni 3 anni, che ci piaccia o no, socializzano, si informano, parlano, si innamorano con modalità completamente differenti. E allora perché fare finta che nulla sia cambiato? Cogliamo questo cambiamento, facciamolo diventare opportunità, perché nel modo in cui avremmo colto questa sfida, avremmo vinto la sfida più importante, quella di migliorare gli apprendimenti dei nostri alunni, sull'università. Lo hanno già detto diversi amici che mi hanno preceduto, occorre dare risorse e nel programma ci sono le risorse, ma occorre sicuramente, oltre alle risorse finanziarie, dare delle risorse umane e professionali basate sul effettivo bisogno degli atenei, intervenire sulle tasse universitarie, consentendo a chiunque il diritto allo studio e il proseguimento negli studi universitari. E forse, ritengo, ci si debba e ci occuperemo di l'aderenza al programma del movimento, nella rivisitazione, voglio dire così, poi non so se dovrò chiarire o divento amico di qualcun altro dopo aver detto rivisitazione, sui criteri di ammissione alle facoltà a numero chiuso o a numero programmato. C'è tanto dietro, numero chiuso e numero programmato. Mi fanno segno di chiudere. E allora, nel ringraziare Luigi Di Maio, nel ringraziare il Movimento 5 Stelle per la fiducia che avete avuto in me, venendomi a trovare e poi proponendomi per Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, chiudo dicendo: sono un uomo di scuola, ho vissuto nella scuola, vivo per la scuola, e questa scuola la possiamo cambiare mettendoci le 3 famose P, come mi piace sempre ricordare: passione, passione e passione. Viva la scuola, grazie a tutti.